bentrovati, si rinnova l'appuntamento con i circoli ricreativi fanesi, ospiti del circolo Le Fontanelle, ormai è diventata quasi una consuetudine per noi, la nostra cucina che oggi ospita l'associazione Non Solo Donna. Benvenute a Doria e Donatella. Allora, una delle ricette tipiche della nostra tradizione culinaria, la polenta con i fagioli, e un altro ingrediente che tra poco scopriremo. Allora vediamo insieme che cosa occorre: polpa di pomodoro, farina di mais, sale, una salsiccia, poi sedano, carota e cipolla con tanto di chiodi di garofano, naturalmente fagioli a vostro piacimento, e poi olio extravergine di oliva e pepe nero. Ci mettiamo subito all'opera. Iniziamo la preparazione del sugo. Allora, abbiamo riempito una pentola di acqua e con nell'acqua fredda aggiungiamo fagioli borlotti, e mentre Donatella taglia le verdure che andranno un po' ad insaporire il famoso battuto, io volevo fare due chiacchiere con Doria per sapere un po' che cosa fate di bello in questa associazione Non Solo Donna, quali sono le attività che praticate di più. Allora, momentaneamente, cioè in questi due anni per via del Covid siamo rimasti un po' fermi, certo, e abbiamo ricominciato adesso, e inizialmente abbiamo iniziato con della ginnastica dolce, sì, poi cioè con il corso di ginnastica dolce, sì, e diamo un servizio di dopo scuola per i bambini delle elementari, sì. E poi abbiamo già in cantiere un nuovo progetto molto molto bello per, sì, per le donne, diciamo quelle che sono un po' da sole, sì, cioè di riempire la domenica pomeriggio di queste signore, e gli diamo un punto di ritrovo per stare un po' le chiacchiere. Ok, nel frattempo scusami, abbiamo aggiunto un po' di salsa di pomodoro e una salsiccia cruda messa appunto dentro quest'acqua insieme ai fagioli e tutti gli ingredienti. Mettiamo anche l'olio direttamente, tutto da crudo si mette qua. Poi un pizzico di pepe, un pizzico di sale. È molto bella questa iniziativa tra le tante cose che praticate, sì, e adesso che insomma piano piano ricomincia un po' la vita sociale, speriamo con tutti i si criteri come prima, io ti chiedo se praticate, non so, anche corsi di ballo per esempio, altro tipo di attività, tornei di carte? No, cioè corsi di ballo no, però abbiamo intenzione di fare il corso di yoga, sì, verrà, poi anche un tipo di yoga, però più che è, come si dice, un fatto di respirazione mentale e di respirazione, tecniche di rilassamento. Tecniche di rilassamento. Bene, mentre noi chiacchieriamo, scusa, sì, noi abbiamo messo a cuocere il nostro sugo che dovrà bollire, quanto tempo? Circa un'oretta a fuoco lento, va bene. Quindi, insomma, sono tante le iniziative. Io vorrei, sì, salutare anche la vostra presidente. La presidente di Non Solo Donna è Maria Rivelli. Sì. E io sono la vicepresidente. Ah, ecco, scusate, se io mi sento emozionata, scusate. No. Allora, Doria, quindi siete un bel gruppo. Quante siete? Sì, siamo in sette. Sette tra donne, cui anche un uomo. Ah, ecco, quindi non solo donna, quindi non anche... esattamente, quindi insomma porte aperte un po' a tutti quanti, certo, perché le attività, certo, comunque vanno bene per tutti, non sono prettamente femminili. E poi adesso per Natale, sì, prepariamo facciamo noi il Babbo Natale, sì, con tanto di casetta, sì, cioè abbiamo una renna, la slitta, sì, verranno i bambini, sì, a scrivere la letterina, sì, che poi verrà spedita. Spedita, bene. Dopo Babbo Natale porterà i regali. I regali, molto bene. Ricordiamo anche dov'è la sede della vostra associazione. Siamo a Gimarra, sì, e momentaneamente è all'ex scuola elementare Bianchini, sì, in Viale Romagna. Sì. Però abbiamo anche la nuova sede, sì, una sala polivalente proprio a Gimarra in via Cena. Bene, quindi momentaneamente siamo... siete nella nuova sede o ancora un po' in attesa di trasferirsi definitivamente in quella nuova? Molto bene,
Noi aspettiamo che il nostro sughetto si cuocia e poi prepareremo la polenta tutti insieme. Abbiamo preparato il nostro sugo che ovviamente ha terminato la sua cottura, fagioli e salsiccia che abbiamo lasciato intera per insaporire tutto il nostro sughetto, e sedano, carota e cipolla, se volete li lasciate integri per poi eliminarli, oppure come abbiamo fatto noi li abbiamo frullati per rendere il sugo più denso. Abbiamo preparato una pentola con dell'acqua che non deve bollire e l'acqua deve essere tiepida per evitare che la polenta formi dei grumi. Allora, mi dicevate, care amiche, che adesso ci mettiamo un pochino di olio extravergine di oliva, questo per evitare di girare continuamente la polenta. Ecco, questo per esempio è una cosa che non sapevo. Farina di mais, eccola qua. Andiamo. Poi metteremo anche un pizzico di sale, però un pochino bisogna girarla, giusto? Sì. Ecco, anche perché abbiamo quei 40-45 minuti di preparazione. Facciamo la polenta per quante persone, Doria, oggi? Quattro? Quattro persone, sì. Allora, questo è un sughetto tipicamente invernale. Sì, è vero che la polenta è un piatto tipico invernale, però c'è chi la mangia anche in estate. Poi comunque mettiamo il sale, certo. Le varianti dei sughi possono essere diverse. Certo. Tu per esempio come la fai, Doria? Dicevi prima che la fai tartufata. Col tartufo. Ma che bontà! Sì, perché poi ci sono anche dei sughi vegetariani. Con le vongole, sì. I ceci. Vongole e ceci. Con il pomodoro. Con il pomodoro e salsiccia. Con sugo rosso. Ma vongole e ceci, un sugo bianco oppure ci metti rosso? Rosso. Ok. Insomma, la polenta è facile accompagnarla con qualsiasi sugo, diciamo. Certo. Ecco. E noi continuiamo a mescolare per 45 minuti circa, fino a quando non avrà la consistenza che noi abbiamo, insomma, desiderato. Ecco, perché c'è a chi piace più la polenta bella compatta, c'è a chi invece ama proprio mangiarla al cucchiaio e quindi come una crema, come se fosse una crema. La nostra polenta è pronta, il sugo anche, e allora la travasiamo direttamente dove? Nella... Come si chiama questa? Panarina, panara, il dialetto vanese. Va bene, allora travasiamo la polenta qua, perché prima Doria mi raccontava che un tempo, insomma, quando lei era piccolo, forse non c'eri nemmeno, non c'eri proprio, si serviva, quando le famiglie si riunivano, la polenta in questa tavola di legno. Dopodiché si ricopriva di sugo e quindi i commensali si sedevano a tavola ed ognuno aveva il proprio scacco di polenta. Adesso si spiega una cosa, avete visto che nel sugo abbiamo messo tanti fagioli ed una sola salsiccia, perché? Perché il sugo veniva messo sopra la polenta, la salsiccia al centro, e chi per primo finiva il proprio scacco di polenta alla fine si aggiudicava la salsiccia. Ma se due persone finivano contemporaneamente se la potevano dividere a metà? La dividevano a metà. Ma se finivano più persone, poi diventava una tragedia, diventava quasi una tragedia. Ma io dico anche, no, la bellezza di riuscire ad aggiudicarsi questo pezzo di carne che era in tavola, perché ovviamente, insomma, un tempo non c'erano le possibilità economiche che magari ci sono oggi. Ecco, quando ci si metteva a tavola, succedeva che poi si mangiava anche con una certa voracità. Andiamo a prendere il sugo. Andiamo a prendere il nostro sughetto, 1, 2, 3, eccoci qua, pronti, guardate che bello e come è denso, perché le verdure sono state frullate. Allora, andiamo subito a servire questa bella polenta, ma sentite che profumo. Mamma mia, qui quante persone abbiamo detto? 3-4 persone? Allora, sì, fagioli borlotti abbiamo utilizzato, diversamente si possono usare, non so, per esempio i cannellini o altri tipi di fagioli, a seconda, insomma, di quello che più vi piace. Mi piace sentire questi racconti, comunque, perché fanno parte anch'essi della nostra tradizione. Poi ogni piatto, oltre ad avere un profumo ed un aroma proprio dettato dagli ingredienti, ha il profumo, secondo me, di un ricordo, no? Sì. E quindi i profumi sono legati ai ricordi e alle emozioni. Perfetto, l'unica salsiccia che avevamo la mettiamo al centro, eccola qua, e direi che
siamo pronti, la nostra polenta è pronta. Io ringrazio Doria e Donatella dell'associazione Non Solo Donna. Vedo anche corso di cucina. Sì. Perché anche questo avete fatto. Facciamo anche. Fate anche i corsi di cucina. Sì. E chi viene a darvi lezioni? Cioè siete tra di voi che vi scambiate? No, c'è una normalmente abbiamo sempre delle persone, o cuoca o cuoco, chi è. Non... E quindi insomma prendi l'arte e mettila da parte. Certo. Bene, grazie per averci portato questo piatto tipico della nostra tradizione, per averci raccontato anche insomma degli aneddoti che non sapevamo. Grazie a tutto il pubblico a casa per averci seguito e noi vi aspettiamo la prossima puntata.